Iniziamo. Salve a tutti, bentrovati, buon pomeriggio. Oggi proseguiamo i nostri seminari, la nostra rassegna filosoficamente riflessioni sul pensare e sull'agire. Siamo giunti alla settima edizione oramai e abbiamo il privilegio e l'onore di avere con noi il presidente del corso di laurea, il professore Igor Agostini. Che voi conoscete già da lungo tempo, quindi non sottrarrò al nostro relatore ulteriore tempo. È inutile ricordargli che parlerà della sua specialità. Oggi ascolteremo il professore su l'uomo e l'infinito in Cartesio. Prima di cedere volentieri la parola al professor Agostini, che si è molto prodigato anche quest'anno perché questa nostra rassegna avesse luogo, continuasse a proseguire nonostante tutte le difficoltà, quindi permettetemi di ringraziarlo ufficialmente per il sostegno che non è mai mancato a queste iniziative. Mi permetto di ricordare a tutti voi, specialmente ai docenti, di non dimenticare di firmare il foglio di presenza. Ho anche inserito un link, come di consueto, dopo la relazione del professore, io aprirò alle domande delle scuole. Mi permetterò di fare una domanda al professore Agostini per prendere un po' tempo, per dar modo ai docenti e agli studenti di organizzare un poco in classroom le possibili domande e dopodiché il professore risponderà alle domande che verranno poste via chat. Vi ringrazio, buon ascolto e a presto. A te la parola, Igor, prego. Grazie, ringrazio il professor Ciraci, vicepresidente di questo corso di laurea e ideatore di questa iniziativa, e ringrazio tutti voi presenti. Il tema è un tema che fa tremare i polsi per la sua importanza, l'infinito, l'uomo e l'infinito in Cartesio. Noi cercheremo di abbordarlo attraverso una piccola, come dire, una chiave di lettura che anche una scorciatoia, per così dire, una scorciatoia che ci consenta un accesso più semplice a questa problematica in realtà così complessa. E voi mi direte: ma se così complessa, perché ha voluto parlare di questo tema? Beh, ho voluto parlare di questo tema perché è molto importante, perché è molto importante. Purtroppo tutte le cose molto importanti spesso sono anche al tempo stesso complesse, specialmente quando si entra in una fase della storia della filosofia che è già avanzata. E allora, quale sarà la scorciatoia? Beh, la scorciatoia sarà quella di capire anzitutto una cosa, che sempre si dice, certamente ha ragione, no? Che Cartesio è il padre della filosofia moderna, perché con lui, come diceva Hegel, no? È inizio una nuova era nella storia del pensiero umano, perché viene posta, e qui semplifico un pochino, al centro, no? Della riflessione del filosofo l'io, la soggettività, quella dimensione che poi troverà la sua espressione più netta nella filosofia di Immanuel Kant. Ecco, con questa esistenza del soggetto, il cogito ergo sum, prima ancora dell'essere, no? Dell'essere della filosofia medievale, si inaugura la modernità, che è quindi una filosofia dell'io, pur con tutte le differenziazioni che si vogliono fare. Ecco, questa immagine che chiaramente già risale ai contemporanei di Cartesio, che subito intravidero su questo punto l'originalità di questo filosofo, è stata poi fissata dai grandi interpreti della storia della filosofia che hanno seguito Cartesio. Appunto, Hegel forse è il caso più emblematico, ma non è certo l'unico. Ora, questa immagine che così intensamente ha penetrato tutte le storie della filosofia sino ai nostri giorni e che fondamentalmente ancora domina i manuali, in realtà, se presa così impressionisticamente, così nettamente, senza distinzioni, rischia di essere unilaterale e limitante. Limitante sia per quel che riguarda lo stesso Cartesio, no? Sia per quel che riguarda tutto ciò che lo ha preceduto. Tutti noi uomini, no? Siamo, si dice, siamo limitati se non entriamo in relazione con altri. Tutti
ciò che come uomini dalla nostra ricchezza è avere relazioni con gli altri, no? Relazioni di vari tipi, per un padre può essere un figlio, per una persona che non ha figli come me ad esempio un amico, una fidanzata, amici quando siete piccoli, no? Anche i filosofi hanno relazioni filosofiche. Ecco, allora la scorciatoia per comprendere Cartesio è quella di capire che Cartesio è vero è padre della filosofia moderna, ma non entra sulla scena del pensiero moderno solo. Non entra sulla scena del pensiero moderno, come pure autorevoli studiosi addirittura hanno sostenuto fino all'inizio del Novecento, come se nulla ci fosse stato fra lui e gli antichi. Questo così si esprimeva Octave Hamelin, uno dei più grandi storici della filosofia francese del Novecento, che per l'essenziale riprendeva le tesi di Hegel. Ecco, no, non è così. Cartesio non entra sulla scena della storia della filosofia come se nulla ci fosse stato fra lui e gli antichi. Ad averlo dimostrato fondamentalmente è un altro grandissimo storico della filosofia. Si chiama Étienne Gilson, che ha scritto dei libri bellissimi che tutti voi dovreste almeno una volta nella vita, più in là ovviamente, se non leggere, almeno scorrere. No? Étienne Gilson che cosa dimostrò nel 1912? Dimostrò che in realtà Cartesio aveva letto molto più di quello che noi sappiamo, o quello che si pensava all'epoca, la filosofia medievale, i grandi autori della filosofia medievale. E che in qualche modo Cartesio questi autori non solo li conosceva, ma li aveva anche profondamente meditati. E che addirittura la sua filosofia nasceva attraverso un confronto con questi autori. Anzi, proprio l'originalità di Cartesio, quindi la rottura che Cartesio introduceva rispetto a questi autori, si poteva spiegare solo attraverso un confronto che Cartesio operava con loro. Tanto più Cartesio rompeva con la filosofia medievale, quanto più era dentro con la filosofia medievale perché vi si confrontava. Ecco, possiamo dire che da quel giorno in poi non c'è stato storico della filosofia cartesiana, ma più in generale della storia della filosofia moderna del Seicento, che non abbia cercato di meglio delineare i rapporti tra Cartesio e la filosofia medievale, perché Cartesio, la difficoltà di Cartesio è che certamente spiega anche tutte quelle interpretazioni che si sono viste, che Cartesio cita pochissimo gli autori che ha letto. È un autore di un'avarizia straordinaria da questo punto di vista. E quindi non rivela le sue fonti. Quindi gli studiosi hanno cercato di trovare citazioni o comunque riferimenti impliciti di Cartesio alla cultura medievale, con risultati alterni e non sempre convincenti, perché mancano appunto testi sufficienti, ma su di un punto, dopo Gilson, non si può tornare indietro. La filosofia cartesiana non è comprensibile senza il riferimento a un suo dialogo con la filosofia medievale, dialogo che consiste in un superamento, in una rottura nei confronti della filosofia medievale, rottura e superamento che però sono comprensibili solo se si pensa che Cartesio con quella cultura dialogava. E di questo dialogo, d'altronde, c'era una ragione ben precisa che voi non dovete assolutamente dimenticare. Nella filosofia moderna, quando nasce la filosofia moderna, c'è una situazione ancipite, doppia, diciamo così. Nella cosiddetta cultura istituzionale, cioè nelle scuole, là dove si studiava, possiamo dire nei licei e anche nelle università, quello che corrisponde alle nostre licee e università, la cultura dominante, quando ancora Cartesio era vivo, e possiamo dirlo, no? Anche fino a Kant vi era ancora, seppur parzialmente, questa cultura. La cultura dominante, di sicuro, all'epoca di Cartesio, era la cultura aristotelica. A scuola si insegnava Aristotele, un Aristotele cristianizzato, ovviamente. Ma nelle istituzioni si studiava Aristotele, come voi studiate a scuola il manuale, e anche i nostri studenti universitari studiano il manuale, che può essere la Bagnano, può essere il Berti, può essere qualsivoglia manuale. Beh, lì studiavano Aristotele, ma con la convinzione che il manuale esprimeva, il manuale su cui studiavano, cioè i testi di Aristotele, ripeto, cristianizzati, erano non solo
l'espressione di una storia della filosofia, anzi neanche tanto, ma l'espressione della filosofia vera. Questo ci fa capire che le filosofie moderne, quelle di Cartesio, quelle di Spinoza, quelle di Leibniz, quelle di Locke anche, quelle di Hume, ma di tutti i grandi filosofi moderni, con la parzialissima eccezione di Immanuel Kant, sono filosofie di pensatori che non sono professori universitari. La grande filosofia moderna si sviluppa accanto, non nell'Accademia, perché nell'Accademia domina ancora il sapere aristotelico. E invece accanto che si sviluppa questa filosofia, la filosofia moderna. E Cartesio aveva un sogno che non riuscì a realizzare, ma in parte qualche piccolo obiettivo lo concretizzò, quello che la sua filosofia non fosse solo riconosciuta come migliore di quella di Aristotele, ma che potesse anche insinuarsi nelle università e che potesse diventare la nuova filosofia che si insegnava a scuola invece di quella di Aristotele. Cartesio non ci riuscì, ma la maggior parte dei problemi diplomatici avuti da Cartesio nella sua vita furono proprio quelli che gli vennero dal fatto che alcuni suoi discepoli divennero professori universitari e cercarono di insegnare a Cartesio laddove ancora si insegnava Aristotele. Ecco. Ora, venendo al tema della nostra lezione, uno dei punti su cui maggiormente si registra la continuità del pensiero cartesiano con le problematiche della filosofia medievale è certamente il problema di Dio. Troppo spesso si presenta la filosofia cartesiana, a causa della sua novità assoluta, come una filosofia che, come si suol dire, secolarizzante, ossia una filosofia che abbandona il problema di Dio per calarsi su Dio, per concentrarsi su Dio. Questa è una visione assolutamente parziale. Perché? Ma perché nella filosofia di Cartesio ha un ruolo decisivo il problema di Dio. Anzi, Cartesio ritiene, a differenza di quello che pensava il massimo teologo medievale, Tommaso d'Aquino, e fondamentalmente con lui tutti i grandi teologi medievali, salvo qualche distinzione, che l'esistenza di Dio fosse addirittura più evidente dell'esistenza del mondo. Cartesio era convinto che mentre l'esistenza del mondo è soggetta al dubbio, non ci è data. L'esistenza di Dio viene scoperta prima dell'esistenza del mondo, anzi è perché noi sappiamo che Dio esiste, che è verace, che non ci può ingannare, che sappiamo che il mondo esiste. Quindi io sono più certo dell'esistenza di Dio che dell'esistenza del mondo. Questo significa che la metafisica di Cartesio non è comprensibile senza il ricorso all'idea di Dio. Quindi il ricorso all'idea dell'infinito, perché Cartesio definisce Dio come l'ente infinito. Ma come fa Cartesio a dimostrare che esiste Dio? Beh, l'esistenza di Dio è la seconda verità per Cartesio. La prima è la mia esistenza. Penso dunque sono. Non vi dirò nulla perché lo trovate nei manuali e i vostri professori ve l'hanno spiegato egregiamente. Penso dunque sono. Ma dopo aver scoperto la mia esistenza, io per Cartesio conosco prima l'esistenza di Dio che l'esistenza del mondo. Come? Attraverso il seguente argomento. Dice Cartesio, io, se scruto la mia mente, se scruto i contenuti presenti alla mia mente, scopro di avere non solo l'idea di me stesso, l'idea dell'io, ma scopro di avere, fra le altre idee, anche l'idea di un essere sommamente perfetto e infinito, cioè l'idea di Dio. Quindi io ho l'idea di Dio, ma attenzione, come faccio io che ho l'idea di Dio? Che l'abbia è un fatto, dice Cartesio, perché posso pensare l'infinito. Ma non è così scontato perché io l'abbia. Anzi, vi è un problema fondamentale. È che non sembra che io possa averla. Avete mai pensato, quando dovete fare un viaggio, magari prima un po' più spesso, no? Anche semplicemente quando dovete andare la mattina a scuola, e non riuscite a mettere tutti i libri dentro la cartella, o tutte le camicie o tutte le scarpe nella valigia. Beh, a Cartesio succede un po' qualche cosa di simile. Come faccio io ad avere l'idea di Dio se sono finito?
Infatti io sono finito. E perché sono finito? Perché dubito. Se fossi infinito non dubiterei, dice Cartesio. Quindi il dubbio stesso, che io non sappia che il mondo esiste e che io non sappia inizialmente che esiste Dio, è una prova della mia ignoranza, quindi della mia limitazione, quindi della mia finitezza. Ma se sono finito, come faccio ad avere l'idea dell'infinito? La mia testa è come il vostro zaino, troppo piccolo per metterci tutti i libri. E la mia mente è troppo piccola per avere l'idea di Dio. Eppure ce l'ho. Che cosa significa? Significa che quell'idea ce l'ho, ma non viene da me. Può venire solo da chi? Da un ente che è altrettanto perfetto dell'idea che io ho. Dunque, se ho l'idea di un ente infinito, deve esistere l'idea dell'infinito. Deve esistere un ente infinito, scusate, che ha posto in me quest'idea. Ecco la prima prova dell'esistenza di Dio di Cartesio. Ho in me l'idea dell'infinito. Io sono finito, dunque l'idea dell'infinito non può venire da me, ma da un ente che ha altrettanta perfezione dell'infinito. Quindi Dio esiste come causa dell'idea di Dio in me. Quindi, diceva un grande studioso di Cartesio, io ho l'idea di Dio, ma questa idea di Dio non la posseggo. C'è, ma non è mia, nel senso che viene messa da altri. Mi viene data in prestito, per così dire. Perché sono troppo finito perché sia veramente mia. Ma questa finitezza che fa sì che non sia veramente mia è la prova stessa dell'esistenza di Dio. Ora, questa prova di per sé sembra abbastanza nitida. In realtà si fonda su un principio, il principio di causalità, per cui ogni effetto ha una causa e la causa deve avere almeno altrettanta perfezione che nell'effetto. Quindi ho l'idea dell'infinito, dunque ci deve essere un ente infinito che causa questa idea. In realtà però le cose non sono così semplici. I primi lettori di Cartesio, che erano proprio quei lettori che insegnavano nelle scuole dell'età cartesiana, che erano scuole, come vi dicevo, formate all'aristotelismo cristiano, quindi formate al pensiero di Tommaso d'Aquino, obiettarono a Cartesio quello che Tommaso d'Aquino, e con lui fondamentalmente, salvo qualche rara ma parziale e limitata eccezione, avevano sostenuto tutti i teologi medievali. Ossia che quando noi diciamo di avere un'idea di Dio, non è veramente l'idea di Dio che noi abbiamo. Noi non abbiamo una vera idea di Dio. San Paolo diceva, noi vediamo Dio in speculum et in enigmate. Per speculum et in enigmate. Cioè lo vediamo sotto la massima confusione possibile. La nostra idea di Dio è un'idea completamente confusa. E Tommaso d'Aquino riprende questo concetto attraverso la mediazione di un grandissimo filosofo medievale che determina in profondità tutto il pensiero medievale, lo pseudo Dionigi l'Areopagita. Che cosa insegna lo pseudo Dionigi e Tommaso fa suo? Insegna che noi abbiamo di Dio una conoscenza soltanto negativa. Noi non sappiamo cosa Dio è. Noi non sappiamo cosa l'infinito è. Noi sappiamo che cosa l'infinito non è. Sappiamo che esiste, dice Tommaso, ma non conosciamo la sua natura o essenza. Conosciamo l'esistenza, ma non l'essenza. Perché quell'essenza è infinita. Noi siamo finiti, dunque noi non possiamo avere un'idea di Dio. Tommaso d'Aquino, nel commento ad un'opera che si chiamano Le Sentenze di Pietro Lombardo, un altro grande teologo, dice una frase che dovremmo tutti imparare a memoria. Negationes de Deo sunt compacte, affirmationes sunt incompacte, che vuol dire la sola cosa che di Dio ha senso quando ne parliamo sono le negazioni, non le affermazioni. Cioè, che cosa posso dire io di Dio? Posso dire che non è corpo, posso dire che non è materiale, posso dire che non è limitato, in una parola, posso dire che non è finito. Ma quando dico Dio è infinito, non riesco a designare una qualche positività che io possa attingere. Mi limito semplicemente a negare ciò che lui non è, perché la sua essenza rimane abscondita, sconosciuta, impenetrabile. Ecco, ora voi comprendete che la prova cartesiana dell'esistenza di Dio si basa precisamente sul ribaltamento di questo grande presupposto. Perché? Perché se io ho un'idea di Dio,
E questa idea di Dio deve essere causata da qualcuno. Quest'idea non può essere una semplice negazione, ma deve essere una positività che esige una causa. E infatti Cartesio, nei testi che vi ho messo a disposizione, dice una cosa con una chiarezza cristallina. L'idea che noi abbiamo di Dio non è formata per negazione. In quel passo che io vi ho dato, Cartesio dice: non è vero che l'idea di Dio è formata per negazione del finito. Non è vero che l'idea dell'infinito è formata per negazione del finito. Dicendo questo, Cartesio se la sta prendendo, pur se non lo cita, come sempre, come vi dicevo, contro una serie di autorità tradizionali, ma anzitutto Tommaso d'Aquino, che infatti verrà evocato dai suoi avversari, che gli diranno: ma stai scherzando? Mica dirai che noi abbiamo un'idea positiva dell'infinito. E Cartesio gli risponderà: certo, ho detto proprio questo. Noi abbiamo un'idea positiva dell'infinito. Anzi, dice Cartesio, non è vero che in noi l'idea dell'infinito è formata per negazione del finito. Questo è tanto poco vero che, dice, io non potrei neanche avere l'idea del finito se non avessi quella dell'infinito. E infatti Cartesio dice: ma è vero, io sono finito perché dubito. Ma che vuol dire dubitare? Che mi manca qualcosa. Ma come faccio a sapere che mi manca qualcosa se non ho l'idea dell'infinito che precede? Come faccio a sapere che quello che ho davanti è una parte, se davanti a me non ho già in precedenza il concetto del tutto? Ecco che allora Cartesio ribalta in maniera sconvolgente secoli interi di storia della teologia, distruggendo il grande presupposto che lo pseudo Dionigio aveva posto alla base di ogni teoria della conoscenza di Dio, quella che si chiama la cosiddetta teologia negativa, o con una parola che viene dal greco, una parolaccia, diceva il mio professore al liceo, apofatica, no? Che io non posso asserire positivamente di Dio le cose, no? Attraverso una teologia assolutamente affermativa. Ho un'idea positiva dell'infinito, non negativa. Anzi, dice Cartesio, completando il suo ragionamento, l'idea di Dio non è solo positiva, ma è chiara e distinta, anzi è l'idea più chiara e distinta di tutti, di tutte. È più chiara e distinta anche dell'idea che ho di me stesso. Quindi è vero che io scopro la mia esistenza prima dell'esistenza di Dio, ma non potrei mai scoprirla se già non avessi l'idea di Dio, la quale idea di Dio diventa dunque l'orizzonte entro il quale si dischiude e io vengo a esplicitare la conoscenza della mia esistenza e poi a dimostrare, come vi ho detto, la conoscenza del mondo esterno. Quindi, e qui arrivo alle conclusioni, noi ci accorgiamo come una filosofia come quella di Cartesio, che certamente è la filosofia che apre la filosofia moderna, ponendo l'attenzione sul soggetto, in realtà contiene ancora una meditazione profonda su Dio, sull'infinito. Perché allora noi diciamo che la filosofia di Cartesio è comunque una filosofia concentrata su Dio? Cioè, possiamo ancora in un certo senso mantenere quell'immagine di Cartesio come padre della soggettività, visto che ci siamo accorti che la soggettività ha dentro l'infinito, ha dentro l'idea di Dio? Io penso di sì, perché in fondo non tutte le immagini possono durare secoli se sono completamente sbagliate. In fondo l'immagine di Hegel, che vede in Cartesio il padre della filosofia moderna perché torna all'io, torna al soggetto e toglie il resto, quindi anche Dio se vogliamo, no? Ha un elemento di verità. Quale? Beh, qui sono stati lì scritti libri su libri, quindi voi mi perdonerete se io semplificherò, però almeno una cosa ve la voglio dire, ossia che quello che resta del Dio di Cartesio, del Dio cristiano, nell'immagine di Cartesio, è un Dio di cui noi abbiamo un'idea chiara e distinta. Cioè è un Dio ridotto al lume della ragione. Ecco, questa ragione sa tantissimo di Dio, però Dio sa molto di più di Dio di quanto pensava Tommaso d'Aquino. Però quello che la ragione sa di Dio è pochissimo rispetto a quello che Dio è. Insomma, Cartesio ci dice che la ragione conosce Dio molto meglio di quanto si era pensato, no? Però alla fine di Dio, nella sua filosofia, non resta che questo. Non resta che quello che la ragione ne sa. Si perde, cioè, tutta quella dimensione
che con l'inconoscibilità alla ragione poneva Dio al di sopra dell'uomo e che era anche la grandezza di Dio. In fondo, ridurre Dio alla conoscenza dell'uomo è ridurlo a un lumicino, se vogliamo. Ecco perché quell'immagine di un Cartesio soggettivista conserva il suo valore. Spietato in questa diagnosi sarà un grande filosofo che si chiama Blaise Pascal. Io, dice Pascal, voglio il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non il Dio di Cartesio, non il Dio della ragione. Cartesio inutile e incerto, dirà Pascal, volendo sottolineare proprio questo. Certo, Cartesio ha ingigantito la conoscenza umana di Dio, fino a fare di Dio l'idea chiara e distinta, no? La più chiara e distinta di tutte le idee. Ma di Dio non resta che questo nella filosofia di Cartesio. È troppo poco, obiettivamente. Bene, io mi fermerei qui e lascerei aperto il dibattito per tutte le vostre domande. Ecco, preferisco che siate voi a porre delle questioni che volete. Penso di essere rimasto più o meno nei tempi, no? Perfetto, perfetto. Grazie Presidente, grazie Igor. Io approfitto, come di consueto, per porre qualche domanda al relatore in modo da dare il tempo poi alle nostre classi di prendere appunti, di gestire un po' con le domande. Allora, devo dire che poteva forse meravigliare un titolo così alto rispetto al programma che abbiamo avuto, perché è molto centrato il programma su richiesta del nostro coordinamento sull'educazione civica. Invece avete avuto la prova provata che così non è, perché non può esulare l'educazione civica dal porsi le domande sulle questioni inerenti all'autonomia del soggetto, alla religione, alla questione di Dio, che come vedete, come ha spiegato in maniera cristallina il professor Agostini, fanno parte proprio del DNA del pensiero moderno, se è vero che il discorso sul metodo, come ricordava un vecchio professore che è stato maestro del mio maestro, il professore Papuli, è il certificato di nascita, l'attestato di nascita dell'età moderna, quindi impossibile non passare per Cartesio. E ringraziando il professore per aver portato questo tema sotto la nostra attenzione, mi chiedevo delle domande che, da profano di Cartesio, quindi lui mi scuserà se mi permetto di porle, e mi ricordano molto tutta una tematica che precede ovviamente Cartesio, ad esempio il credo ut intellegam et l'intellego ut credam, che precede ovviamente la questione proprio della ragione e fede, no? Il grande dilemma fra ragione e fede, se la fede sia una sorta di terzo occhio che ci permette di vedere anche la ragione, o se la ragione sia lo strumento imperfetto, come si diceva prima, difettivo in qualche modo, per comprendere anche Dio. La domanda che avevo preparato in realtà è stata già, ha avuto già una risposta dal professore, perché stavo per chiedere se non fosse alla fine proprio l'idea di Dio a possedere il soggetto umano, a quel punto, essendo essa l'infinito in quanto tale. E quindi in realtà la risposta era già nelle conclusioni del professore. Approfitto quindi per una seconda importante domanda che mi sta molto a cuore, perché voi sapete che abbiamo messo come sergo del nostro programma una frase di Guido Calogero, che vorrei ripetere: la libertà che si deve amare, la libertà dell'altro, solo a tal patto l'amore per la libertà non è un'aspirazione egoistica, ma un'idea morale, anzi il solo ed esclusivo contenuto dell'esperienza morale. Questa è una frase meravigliosa di Calogero. Perché l'ho citata? Perché il professore pone un quesito fondamentale che anche Calogero si era posto. Che cosa possa significare oggi l'istruzione pubblica, qual è il ruolo dell'istruzione pubblica e che significa essere laici. Voi sapete meglio di me che Calogero non era contro l'istituzione privata, ma era contro le istituzioni non dogmatiche dell'insegnamento. Allora mi piacerebbe che il professore, che fra l'altro ha la possibilità di insegnare non solo nella nostra università, ma anche
avendo di fronte un pubblico più motivato dal punto di vista della religione, ci portasse una sua riflessione su questo punto, sulla questione laicità dell'insegnamento e insegnamento pubblico, e sulla questione, sul rapporto molto stretto e complesso, che ovviamente non si risolverà in due parole, fra ragione e fede. Grazie. Grazie. Grazie a te, Fabio. E con piacere, no, raccolgo queste due questioni che consentono di spaziare, no, rispetto a un argomento che è comunque abbastanza tecnico, seppur di ampio respiro. Allora, partendo dal primo, quindi restando ancora un pochino dentro a problematiche di natura più tecnica, diciamo che nella storia della filosofia medievale vi erano state due grandi opzioni rispetto al problema dei rapporti fra la ragione e fede, la ragione e la fede. Questo è un problema che si pone subito ai pensatori medievali: qual è il rapporto fra la ragione e la fede? E come noi possiamo utilizzare, se possiamo utilizzare la ragione per l'esplicazione delle verità di fede? È un problema che si pone perché la fede sembra, come dire, costituirsi proprio attraverso due verità, i due principali dogmi della fede, la Trinità e l'Incarnazione, che sono due dogmi che non sono dimostrabili dalla ragione. Addirittura la Trinità sembrerebbe contraddire la ragione, perché ci insegna che tre sono uno e uno sono tre, no? Ecco perché nasce il problema dei rapporti fra fede e ragione, perché non si tratta solo di mettere insieme dei contenuti di fede che sono difficili da raggiungere dalla ragione, ma addirittura contrastanti col contenuto della ragione. Allora, noi abbiamo due grandi modelli. Il primo grande modello è quello di Agostino di Ippona. Sant'Agostino, a cui poi verranno ricondotte liberamente quelle due formule evocate dal professor Cinasci, credut intellegam e intelligut credam, dice che in realtà la riflessione della ragione deve permeare la fede e la fede deve permeare la ragione. Quindi Agostino distingue ragione e fede: la fede è il dominio delle verità rivelate, la ragione è il dominio delle verità guadagnate dall'uomo attraverso il ragionamento, però non le separa, le distingue. Ma non solo non le separa, ma in qualche modo ritiene che queste due verità si intersechino. Quindi Agostino distingue fede e ragione, non le separa, ma oltre a non separarle, crede che i loro domini si intersechino. Ecco, Tommaso d'Aquino, che è l'altro grande teologo medievale, invece, pur non contraddicendo certamente le tesi di Agostino, però spinge molto di più verso la distinzione. Cioè Tommaso d'Aquino non lascia spazio, a differenza di quello che fa un suo contemporaneo, che si ispira molto di più alla riflessione di Agostino e ai padri greci, cioè San Bonaventura da Bagnoregio. Ecco, Tommaso dice sì, noi dobbiamo non soltanto riconoscere che la fede ha per oggetto le verità rivelate e la ragione ha per oggetto le verità che l'uomo deve cogliere attraverso il proprio ragionamento, ma noi dobbiamo stabilire non una separazione, ma certamente una distinzione netta fra questi due domini. Quindi Tommaso, se vogliamo, riporta questo discorso a un livello di chiarificazione netta. In qualche modo non critica, però in qualche modo prende le distanze da un modello in cui fede e ragione si intersecano a favore di una distinzione. Cartesio è su questa linea, ma la esaspera. Cartesio ci dice infatti che ragione e fede non solo sono distinte, ma sono separate in se stesse e anche come scelta personale. Cartesio, sin dai suoi primi scritti, dice: io non mi occuperò mai di teologia, lo farà una volta sola e se ne pentirà amaramente, quando cercherà di spiegare il mistero dell'Eucaristia. Ma riterrà sempre che ragione e fede debbano essere considerate non solo come due domini distinti, ma separati, che quindi il filosofo non debba occuparsene e ovviamente il teologo non debba occuparsi della ragione.
Questo che cosa significa rispetto a quello che ci siamo detti? Che l'approccio che Cartesio dà al problema di Dio è in effetti un approccio puramente razionale. È un approccio puramente razionale. Io potrei anche farvi un altro esempio per mostrarvi questa cosa. Vediamo se riesco a dirvelo in un minuto. È molto razionale non solo perché Cartesio riduce, no, l'idea che noi abbiamo, cioè riduce il discorso di Cartesio su Dio, consiste, no, tutto quello che Cartesio dice su Dio sta nel ridurlo all'idea chiara e distinta che abbiamo. Non che Cartesio lo neghi, assolutamente, Cartesio non solo non è ateo, Cartesio è credente, ma però questo discorso non lo fa, dice a me Dio interessa solo nella misura in cui entra nella mia ragione, per questo Pascal lo critica, no? A me Dio interessa solo nella misura in cui io ne posso indagare razionalmente le proprietà. No, non è che lo nega, assolutamente, solo che tutto ciò che non è ricondotto a ragione non è compito del filosofo, a differenza di quello che accadeva sia per Tommaso sia per Agostino. E questo è il primo punto, no, che come vi ho detto susciterà le recriminazioni di Pascal. Ma ce n'è un altro ancora, che è più sottile ancora. Torniamo alla situazione iniziale della metafisica di Cartesio. Io ho scoperto la mia esistenza. Non so che il mondo esiste perché sul mondo cade il dubbio. Scruto la sola cosa di cui io sono certo, che io esisto. Cioè che io penso, perché la mia esistenza si confonde col pensiero, perché non conoscendo il mondo, non conosco l'esistenza di alcun corpo, compreso il mio. Dunque ho solo un pensiero. Ma nel pensiero io scopro di avere le idee o pensieri di tante cose. Perché come farei a dire che il mondo non esiste se non avessi un'idea del mondo? Quindi proprio mentre dubito delle cose, scopro che delle cose di cui dubito quantomeno ho le idee. E quindi scopro in me l'idea di me stesso, l'idea del mondo e l'idea di Dio. Facciamo un'ipotesi. Ipotizziamo che Cartesio partisse non dall'idea di Dio, ma dall'idea del mondo. E ipotizziamo, non è così, ma lasciamolo per un istante pensare come è possibile, che l'idea del mondo si rivelasse più perfetta di me. A quel punto Cartesio avrebbe dimostrato che esiste qualche cosa oltre che me, cioè il mondo, e non avrebbe più bisogno di dimostrare Dio, perché avrebbe risolto il problema che lo attanaglia, cioè di sapere se c'è qualche cosa oltre a me. Se cioè l'idea del mondo si fosse rivelata talmente perfetta da essere più perfetta di me, io non l'avrei potuta causare. E quindi sarebbe stata causata da un ente altrettanto perfetto dell'idea del mondo, il mondo. E quindi ci sarebbe stato soltanto l'io e il mondo. Questo che cosa significa? Che se Cartesio parla di Dio, non è per parlare di Dio. Parla di Dio per risolvere un problema squisitamente filosofico. La dimostrazione di qualcosa oltre a me. Tanto che se questa dimostrazione fosse stata possibile con l'idea del mondo, gli sarebbe bastato. Io esprimo questo, quando faccio corsi, dicendo che Cartesio non pone la questione Dio è. Risponde dicendo Dio esiste, ma la risposta Dio esiste non è la risposta alla domanda esiste Dio, ma è la risposta alla domanda esiste qualcosa fuori di me? La risposta è sì, esiste Dio. Perché? Perché l'idea di Dio è l'unica che non può venire da me. Ma se l'idea del mondo non potesse venire da me, allora esisterebbe il mondo e non sarebbe necessario parlare di Dio. Ecco che allora il problema filosofico di Dio in Cartesio non c'è come prioritario. C'è la risposta a Dio, ma non il problema. Presidente, scusami sì? se nego, sì. Il piacere di ascoltarti ulteriormente, ma arrivano altre domande e non vorrei che rispondessi soltanto alle mie, quindi sarebbe egoistico da parte mia se non te lo dicessi. E ti chiederò ovviamente la consueta concinnitas che occorre purtroppo in questi appuntamenti online. Allora, intanto c'è un'osservazione, Stefano Marra, liceo Capece di Maglie, salutiamo ovviamente i nostri amici, Stefano Marra sarà uno dei prossimi relatori,
che pone una domanda lunga, te la leggo così come la pone. Come osservi il professore Ciraci, riflettere sull'uomo nella sua dimensione civica non può essere antitetica alle altre riflessioni come quella appassionata del professor Agostini. Al riguardo, non pensa il presidente del corso di laurea in filosofia che in un contesto in cui il dibattito pubblico sui media e non solo spesso è ridotto a faziosità sulla base di slogan, sia importante rivendicare una nuova libertas philosophandi? È questa che consente di ragionare su Dio da prospettive tomistiche, cartesiane, eccetera, eccetera. Non è essa anche la base per ripensare la politica? E prego a te la risposta. Grazie Stefano, un caro saluto a te e ai tuoi studenti. Dunque, penso che allora quello che mi impressiona spesso del dibattito politico è che non tanto non muova da una libertà, no? Ma quanto spesso muova da posizioni pretestuose. Cioè, quello che si vuole dimostrare già lo so in anticipo, d'accordo? Hegel diceva questo, no? La filosofia medievale, diceva Hegel con troppa radicalità, non è una vera filosofia. Perché che filosofia è quella in cui già si conosce la verità e che io mi devo soltanto limitare a dimostrare? Quindi diceva, non è veramente libera, no? Chiaramente il retroconto di Hegel era troppo unilaterale e non era vero, d'accordo? Però se la libertà si riducesse a voler dimostrare per forza qualche cosa a cui io voglio condurre il mio interlocutore, beh, allora la libertà sarebbe tolta. Allora io credo che l'esercizio della libertà in politica dovrebbe consistere anzitutto nel lottare in maniera nitida, nel lottare in maniera cristallina, cioè nel rendere esplicito che non c'è un doppio fine in quello che io voglio dimostrare quando argomento. Ecco. E per quanto riguarda, sicuramente io credo che, io personalmente non sono semplicemente uno studioso di queste problematiche, io sono anche un cattolico, no? Sono un cattolico di formazione e un cattolico praticante, però non ritengo che la nostra impostazione intellettuale debba essere ispirata a livello di insegnamento a questa, parlo di insegnamento della filosofia ovviamente, a questa o a quella verità. Credo che ci debba essere un'assoluta libertà. Il punto di partenza dell'insegnamento deve essere neutro, io credo. Quindi devono essere poi spiegati vari punti di vista, ma come non si deve essere materialisti di partenza nell'insegnamento, intendo così, non si deve essere tomisti o agostiniani, eccetera. Deve essere mostrato un percorso, no? Il mio maestro, che era un domenicano, un teologo domenicano, un giorno si trovò a discutere verso la fine della sua carriera un problema che non aveva mai affrontato. Lui aveva parlato quasi sempre del problema di Dio, della metafisica, non aveva scritto ancora nulla di etica. Verso la fine della sua vita scrisse di etica e disse: l'etica può avere due fondazioni, cioè l'etica, lo studio della morale, una fondazione ascendente e discendente. Quella discendente è quella in cui io definisco il bene o la virtù a partire da Dio, quella discendente, quindi dall'alto. Presuppongo l'esistenza di Dio e fondo una morale, è la maggior parte delle morali che sono state fatte dalla teologia. E poi c'è una morale che invece è discendente. Anche se io credo in Dio, io definisco il bene indipendentemente da Dio o dall'assoluto, ne do una definizione orizzontale, dopodiché si vedrà il resto, d'accordo? Ecco, io inclino verso questa seconda posizione, verso una libertà assoluta dei punti di partenza. Ovviamente questo significa che io come professore devo insegnare tanto Tommaso d'Aquino quanto Nietzsche, quanto Marx, quanto Cartesio. Dovrei riassumere altre domande, però ne scelgo due che mi sembrano, perché sono poste da ragazzi, di particolare rilievo. Allora, la prima è: se l'idea e l'esistenza di Dio sono poste dalla ragione, significa che la religione è ragionevole o razionale? Questa è la domanda di Maria Vittoria Negro del Liceo Palmieri. E poi l'ultima, e con questa dovremmo chiudere purtroppo per questioni di tempo: se l'esistenza di Dio è posta dalla ragione, il sonno della ragione può spiegare le negazioni di Dio, dell'uomo e di Auschwitz? La seconda è veramente complessa e contiene più domande al suo interno. Iniziamo dalla prima. No, la risposta è no, perché per Cartesio
No? Vi è proprio questa separazione fra ragione e fede. Nel momento in cui io cercherò di far penetrare le verità di fede all'interno di una spiegazione della ragione, allora sì. Allora si avrà quello che nella filosofia moderna si chiama deismo e che trova, specialmente in Inghilterra, dopo Locke, un terreno particolarmente fecondo, ad esempio con un pensatore famosissimo che si chiama John Toland. Cioè la riduzione delle verità della fede alla verità di ragione. Cartesio non fa questo. Cartesio ci dice che la ragione non deve occuparsi della fede e la fede non deve occuparsi della ragione. Quindi è una radicale separazione. Il deismo è quando io prendo le verità della fede, le metto nel dominio della ragione e pretendo che siano dimostrabili, financo dimostrare la Trinità. D'accordo? Ecco, Cartesio non ha mai voluto fare questo. Quindi il razionalismo di Cartesio è un razionalismo dentro la filosofia. Non è un razionalismo che si appropria della religione, d'accordo? Però chiaramente i cartesiani interpreteranno Cartesio così, quindi quel deismo in qualche modo dopo Cartesio nasce dalla stessa storia del cartesianismo. Sulla seconda domanda, in parte sì, ma rispondo semplificando, ma in parte no, attenzione, in parte no, perché il grande problema del male, almeno così come è nato nella cultura occidentale, nasce proprio attraverso una riflessione su Dio. Io credo che uno dei problemi della speculazione occidentale sul problema del male sia quello di averlo proprio legato al problema di Dio. Anche Jonas fa così, parlando di Auschwitz, no? Quindi se esiste Dio, perché il male? Quindi credo che, lungi dall'essere una problematica che nasce dal sonno della ragione, nasce nel cuore della ragione quando ragiona sull'infinito e si spiega come l'infinito e il finito possano stare insieme. Però lascio uno spunto. Il problema di Dio può essere, del male può essere affrontato anche al di fuori di una prospettiva non solo teologica, ma anche al di fuori di una prospettiva infinitista. Se anche non ci fosse l'infinito, credo che il problema del male resterebbe in piedi. Devo assolutamente leggere una domanda che pone qualcuno, perché è anonimo, del liceo Comi, e volevo almeno, perché ci sono veramente tante le domande, ho dovuto addirittura chiudere le domande, quindi è stato un intervento piuttosto vissuto. Vabbè, prendo la prima e cerco di farne un piccolo riassunto. Allora, Kant nella prova fisico-teologica critica duramente la ragione umana in quanto non in grado di dire se Dio esiste o meno. Secondo lei è un pensiero finalistico di un bisogno, è un pensiero finalistico ed un bisogno di un fine. Lei, professore Agostini, cosa ne pensa delle differenze tra l'approccio di Cartesio e quello di Kant su Dio? Devo dire che sono molto specifiche, bravi questi ragazzi che fanno queste domande. Poi c'è un'altra domanda che potrei anche riassumere con: se Dio, da dove viene il male, perché Dio non pone rimedio al male, che è una domanda classica della filosofia, sempre dal liceo Comi, quinta BL. E niente, non vorrei porne altre, perché altrimenti non diamo l'opportunità al professore di rispondere in maniera esaustiva. Abbiamo veramente pochi minuti, quindi a te la risposta, presidente. Sì, ricominciamo dalla seconda, mi consente di tornare sulla prima, no? Sull'ultima domanda che ho risposto. Se Dio esiste, da dove viene il male? È la forma tipica della posizione prima del male, così come si trova in Agostino e così come si trova nella stragrande maggioranza dei filosofi occidentali. Leibniz se lo porrà così, Cartesio se lo poneva così e lo stesso Kant se lo porrà così. E allora, in genere si dice che il male, la soluzione, sono state date tante soluzioni. Quella di Agostino in fondo ha dominato e solo nel Novecento si è iniziato veramente ad abbandonarla. Però una cosa voglio precisare, perché spesso si trova scritto che il male, secondo la visione di Agostino, che sarà poi quella di Leibniz, viene dalla libertà umana. Agostino non ha mai detto questo. Quello che viene dalla libertà umana è solo il male morale, il peccato. Per Agostino, quello che è il male fisico, in realtà, ha un'altra origine. Non è il libero arbitrio dell'uomo, ma è bensì la strutturale finitezza dell'essere. Poiché, dice Agostino, noi non siamo infiniti, allora per forza da qualche parte deve venire il male.
Questa è la sorsa Agostini. Quindi di Agostino, quindi non va bene quando si legge che per Agostino il male viene dal libero arbitrio, il male morale, non certo il male fisico, e così sarà anche per Leibniz. E sull'altra questione, Kant ritiene, a differenza di Cartesio, che non si possa dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio. Quindi la posizione di Kant, che è esposta nella critica ragione pura, è che noi non possiamo dare prove razionali dell'esistenza di Dio. Più in generale, non possiamo dimostrare razionalmente alcuna verità metafisica, perché la metafisica come scienza per Kant è impossibile. Il che non significa che Dio non esiste o che l'anima non esiste, significa che non è da noi conoscibile razionalmente. Però Kant lascia aperto uno spazio. Kant dice che Dio, l'anima e la libertà, pur non essendo conoscibili, sono tuttavia pensabili. Perché dice questo Kant nella Critica della Giopura? Perché se sono pensabile, forse è possibile trovare uno spazio non conoscitivo, ma di altra natura a cui accedervi. Per questo Kant poi, nella sua seconda opera critica, la Critica della Ragion Pratica, del 1788, dirà che noi possiamo accedere a Dio, all'immortalità dell'anima e alla libertà dell'uomo, non attraverso la conoscenza, ma attraverso l'etica. Quindi è vero, dice Kant, che Dio esiste, che l'anima è mortale e che io sono libero, ma questo non perché sia dimostrabile, ma perché ne ho una qualche conoscenza che lui definisce morale. Cosa sia, ve lo diranno i vostri professori, perché non c'è tempo. Va bene. Allora, intanto ringraziamo nuovamente il nostro relatore, e anche per la chiarezza, insomma, di alcune risposte piuttosto complesse, perché aver portato un argomento così complesso dal punto di vista filosofico ha implicato inevitabilmente la complessità anche delle domande. Però permettetemi di fare anche i dovuti complimenti ai ragazzi delle scuole che partecipano a questa nostra rassegna, per la capacità di saper formulare in così breve spazio delle domande così, così complesse. Quindi siamo veramente molto grati anche a chi ci segue, anche alle classi che ci seguono, e facciamo i complimenti ovviamente ai docenti delle scuole, del coordinamento, ma a tutti i docenti, insomma, che ci stanno seguendo in questo nostro percorso telematico, che ovviamente non è mai sostitutivo di quello dal vivo, e però ci sta dando l'occasione di discutere di tanti argomenti. Io lascio l'ultima parola, brevissima, al professore Igor Agostini, perché possa chiudere con un suo pensiero, come abbiamo fatto negli altri appuntamenti, o se vuole con una massima, questo seminario. E vi ricordo che il prossimo appuntamento della nostra rassegna Filosoficamente e con la professoressa Daniela De Leo, tratteremo della cittadinanza e le sue strutture di significato, lunedì 25 gennaio 2021. Il link, per nostra fortuna, è ancora attivo, quindi non dobbiamo fare alcuna sostituzione. E quindi cedo per l'ultima parola al professore, al nostro relatore, una sua considerazione finale con cui chiudere il suo intervento. Molte grazie a tutti e a presto. Grazie professor Cidasci, e grazie a tutti voi. Io vi lascio con una frase di Kant che diceva della metafisica: colei di cui sono perdutamente innamorato, quando anche tutte le altre discipline dovessero essere sepolte, dice Kant, la metafisica, e quando anche la metafisica stessa dovesse essere dichiarata da lui stesso, perché fu lui a dichiararla come impossibile come scienza, la metafisica come disposizione naturale dell'uomo, quindi di pensare l'infinito anche senza conoscerlo, no? Questa aspirazione che noi abbiamo, e possiamo tradurla come aspirazione a conoscere, che poi non deve essere per forza Dio, ma andare al di là di quello che vediamo, anche per dire non c'è. Questa aspirazione per andare al di là del bruto, no? Fatto, dice Kant, non morirà mai, quando anche tutte le altre scienze dovessero essere seppellite. Ecco, non dimentichiamocelo mai, perché spesso, soprattutto oggi, sembra che a volte proprio questa aspirazione ci sia l'interesse di seppellirla, facendoci pensare ad altro. Grazie a tutti. Arrivederci, a presto, grazie.